tutti e ben ritrovati. Siamo anche su YouTube, iscrivetevi al nostro canale per non perdere nessun aggiornamento. Durante questo fine settimana avremo ancora alta pressione, seppur i massimi di questa alta pressione tenderanno a scendere di latitudine verso il Mediterraneo meridionale e il continente africano, lasciando quindi spazio a qualche infiltrazione di aria più fresca proveniente da nord di raggiungere anche le nostre latitudini. Il risultato sarà mattinate ampiamente soleggiate, ma nel pomeriggio attenzione ai temporali, vediamo quando e dove tra oggi e lunedì. E infatti, come vi dicevo, al mattino avremo cielo ampiamente soleggiato con poche nubi sulla Puglia, ma attenzione perché nel corso delle ore pomeridiane si svilupperanno temporali che interesseranno in prevalenza la Puglia centrale e settentrionale, Gargano, sull'Appennino, Tavoliere, Altopiano delle Murge. Meno probabili invece temporali sulla Puglia meridionale, soprattutto sul Salento, dove avremo alternanza di nubi e schiarite, temperature che saranno in linea con il periodo, valori massimi intorno ai 30-32 gradi, ventilazione debole dei quadranti settentrionali. I temporali termineranno entro le ore serali ovunque. Nella giornata di domani, domenica 28 agosto, al mattino ancora alternanza di nubi e schiarite in un contesto quindi gradevole, con temperature minime intorno ai 20-22 gradi, ma nel pomeriggio attenzione perché ritorneranno i temporali, inizieranno ad interessare le zone interne di Gargano, sull'Appennino, Foggiano e anche il Barese, ma poi nel corso del pomeriggio si estenderanno localmente anche fin verso le zone costiere, soprattutto del Foggiano e del Barese. Temporali possibili domani anche sulle zone interne della penisola salentina, meno probabili invece fenomeni lungo le coste di questa zona. Temperature massime in leggera diminuzione e ventilazione che ruoterà dai quadranti meridionali. Chiudiamo infine con la giornata di lunedì 29 agosto, alternanza di nubi e schiarite su tutta la nostra regione, con temperature minime intorno ai 19-23 gradi, le massime non subiranno variazioni di rilievo intorno ai 30-31 gradi. Attenzione perché nel pomeriggio, seppur in maniera meno importante rispetto ai giorni precedenti, avremo ancora la possibilità di temporali sulle zone interne, questa volta principalmente sul Appennino Dauno, Murge, e attenzione anche all'arco ionico, dove localmente fenomeni arriveranno sin verso le coste. Io vi aspetto martedì per il consueto appuntamento con il meteo. Grazie per l'attenzione, buon weekend!